evidente che siamo di fronte a un ripensamento complessivo del sistema dell'assetto istituzionale e che può rappresentare anche per il sistema delle regioni, in questo caso anche per specificatamente quello dei consigli regionali delle assemblee legislative, uno spazio di interlocuzione e di riflessione importante. Anche perché abbiamo avuto, secondo me, in questi mesi di discussione, questo dibattito che non comincia oggi, che ha già un vissuto, un discusso, un quotidiano, qualche elemento di limite in questo dibattito assolutamente necessario e stringente per il Paese legato alla riforma del sistema istituzionale. Qualche limite rappresentato, secondo me, da un approccio profondamente frammentato. Si discute a volte di costi, a volte di numero e di composizione, a volte di legge elettorale, pensando ai diversi livelli, da quello centrale a quello regionale a quelli locali, e poi di forme di governo, se più a valenza presidenziale, se più con un profilo parlamentare. Ecco, io credo che in questo vada recuperata una unitarietà ed un'organicità che altrimenti ci impedisce di avere una visione complessiva del tema e del problema, barra dell'opportunità, cioè quella di ripensare il sistema nel suo insieme e non sfogliando su singole discussioni la riflessione legata alla sede istituzionale. E c'è un secondo approccio che deve trovare questa discussione, quello appunto, il primo dell'unitarietà, il secondo è di un legame fortissimo su ridefinizione di enti e ridefinizione di funzioni, altrimenti noi con questa discussione in due tempi, lo dico perché questa regione ha avuto un'esperienza, i colleghi che sono in sala, anche quelli che hanno un po' di anzianità alle spalle lo ricorderanno, io ero relatore della famosa legge 10 del 2008 ed era una legge nella quale si tentava un approccio complessivo, cioè riordino degli enti, e non si discuteva solo di enti comuni, unioni di comuni, comuni da montagna e ovviamente la regione, ma si teneva strettamente legato il tema delle funzioni, cioè del chi si occupa di cosa, e questo io credo debba legare la discussione non solo ovviamente dei livelli regionali ma anche complessivamente del Paese. E questo tasso di disomogeneità è un tema che noi dobbiamo assumere anche come conferenza delle assemblee legislative. Più volte anche tra di noi, di fronte all'intendimento di efficientare il funzionamento, di razionalizzare la spesa, di avere un approccio comparativo del nostro funzionamento, è emersa la difficoltà di darci degli standard di riferimento, dei criteri che non riguardano mica solo il funzionamento, piuttosto che l'indennità, piuttosto che i vitalizi, adesso a volte si riduce tutto e si banalizza, ma che riguardano il fatto che l'altro giorno pubblicamente un assessore della regione Calabria spiegava come gli 8.000 forestali sui quali c'è un contributo diretto dello Stato sono una forma di fatto di welfare, di ammortizzatore, e io a quel punto vorrei discutere per tutte le regioni le riforme e gli strumenti di welfare, di ammortizzazione. Quindi è un tema che non riguarda solo il funzionamento delle istituzioni ma anche le politiche verticali delle istituzioni. Lo dico perché è evidente che facciamo una discussione che, come detto all'inizio, è di grande attualità, è una grande opportunità quella che Astrid e Conferenza oggi si provano a riconoscere reciprocamente, che è dentro ad un dibattito insomma aperto o comunque fortemente caratterizzato dal tema del superamento delle province. È evidente però che prenderla solo da quel versante lì, permettetemi, è un po' pochino, eh? È un po' pochino perché o questa discussione diventa l'opportunità dentro la quale ripensare complessivamente l'assetto istituzionale, oppure noi potremo anche ridurre di un livello la filiera istituzionale, ma non abbiamo colto la grande opportunità, che devo dire con lucidità il Presidente della Repubblica, proprio qui a Bologna, pochissimi giorni fa, ha fotografato con una lucidità impressionante. La discussione sulle province andava fatta e conclusa nel 1970, a dimostrazione del fatto che non è solo un tema di sostituzione di enti o di trasferimento di funzioni, ma laddove si inserisce un livello istituzionale come quello delle regioni ordinarie ci doveva essere un elemento di ripensamento nella sua organicità,
anche perché io credo che sia giunto il momento di avere una sede di discussione unica. Non è possibile anche questa interlocuzione col governo nazionale, per cui una volta ci sono le regioni, poi i comuni, poi giustamente noi rivendichiamo l'interlocuzione, o c'è un tavolo nel quale si ripensa lo Stato, al quale però ci sediamo non con la logica del particolarismo, per cui ovviamente i rappresentanti dell'ANCI tira perché le funzioni siano date ai comuni, le regioni per un forte regionalismo ed un impianto di aumento delle competenze, delle funzioni e delle autonomie, e lo Stato centrale che se può trasferisce funzioni tenendosi più risorse possibili. Adesso sto andando giù in modo che ci capiamo, ma io penso che ci sia anche un approccio culturale di chi impersonifica, interprete, chiamato dalle istituzioni, che o viene messo in campo o manca un elemento centrale in questa discussione. Anche perché, guardate, io ritengo che l'urgenza con cui si stanno giustamente affrontando i temi di riduzione della spesa pubblica, di necessaria e urgente semplificazione amministrativa, di revisione della filiera decisionale della pubblica amministrazione, ecco, forse mandano in soffitta un approccio di federalismo pensato con strumenti come quello della legge delega, ce lo mandano dal punto di vista concettuale, ma mandano in soffitta anche il federalismo del titolo quinto, ce lo mandano in soffitta una discussione in pochissimo tempo che per 20 anni non ha prodotto quel quadro di semplificazione di cui oggi si sente urgente bisogno. Così come sarebbe un errore pensare che è tutto e solo in capo a riforme di valenza nazionale. Io sono convinto, lo dico insomma forte anche della presenza del presidente Boni al mio fianco, che ci sia una questione che ci tocca da vicino. Da un lato c'è sicuramente il ritardo con cui a livello nazionale questo tema delle riforme nazionali viene assunto. Noi abbiamo sollecitato come conferenza il tema del superamento del bicameralismo perfetto, su cui c'è, diciamocelo io con grande franchezza, troppa timidezza, troppo ritardo e un deficit di discussione politica enorme. Ma c'è sul tema del superamento del bicameralismo, c'è sul tema delle modifiche costituzionali legate alla riduzione del numero dei parlamentari, c'è sul tema del ripensamento delle istituzioni parlamentari nazionali, sul coinvolgimento dei livelli degli enti locali nel processo legislativo, sapendo che quella cosa riguarda poi a cascata anche il nostro rapporto col CAR, come abbiamo messo sostanzialmente, cioè nel senso etimologico della sostanza dentro al processo di coinvolgimento legislativo degli enti locali, penso alle regioni, appunto alla costituzione dei CAL e al loro funzionamento, sul quale secondo me c'è da dare un ulteriore colpo di reni sul buon funzionamento. E c'è un ultimo punto che vorrei toccare, legato al fine ultimo di tutto questo. Cioè, noi ripensiamo un sistema solo perché costi meno? Ovviamente no, ma è importante. Solo perché funzioni meglio? Ovviamente no, ma è fondamentale. Io penso che riformare la sede generale del paese sia la porta principale, l'accesso principale della partecipazione dei cittadini alla politica. E su questo, guardate, non c'è nessun elemento di retorica, perché è un dato ormai centrale e imprescindibile quello legato al fatto che o le istituzioni si riformano o la democrazia rappresentativa così precipita nel baratro. E noi stiamo tentando, insomma, a fatica, qui c'è il direttore generale dell'Assemblea, che è anche il tecnico della partecipazione secondo la legge 3 del 2010, e sa con quanta fatica stiamo provando a far sì che partecipazione possa e voglia cominciare a significare inclusione nei processi decisionali, cioè quelli finalizzati al governo, non solo all'informazione, alla comunicazione, al bon ton, per cui c'è il PSC e con cortesia te lo vengo ad illustrare. C'è una decisione strategica che impatta sul tuo territorio e ti faccio anche il piacere di fare la serata in cui la conosci. La partecipazione è un'altra cosa, è un impegno solenne con il quale interrompo anche il mio processo decisionale, cioè lo interrompo e aspetto la formulazione del tuo parere, la tua partecipazione, e lo cambio anche in relazione a quella discussione che si apre tra noi. E per questo servono istituzioni profondamente diverse nel loro funzionamento e nel loro ripensamento.
Sullo sfondo del lavoro di oggi ci sono due elementi che io tratteggio solo perché ci sono esperti che ci accompagneranno in questa discussione e sono probabilmente questioni sulle quali anche come conferenza dovremmo sollecitarci ad una posizione anche con il crisma dell'ufficialità, della serenità. Sono le discussioni di riforma costituzionale, del federalismo fiscale e quella dell'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Questi due elementi qua cambiano nella sostanza, tornando a citare Napolitano, secondo me, e ha chiuso ogni tipo di polemica, il federalismo fiscale non è un optional, no? Ci ha detto, ma è un'attuazione costituzionale per definizione, e su questo dovremmo arrivare a sintesi. È evidente che cambiare l'articolo 1 della Costituzione sul pareggio di bilancio apre ad uno scenario che interessa da vicino anche il livello regionale, non solo quello dello Stato. Chiudo con una sollecitazione, anche con una candidatura, se il Presidente Boni me lo consente, che è legata a una discussione che non oggi con Astrid mettiamo a punto, insomma, le regioni nel Paese. C'è un dibattito legato alle regioni in Europa dal quale non si prescinde più, perché non può esistere la riscoperta del senso europeo, la necessità di una politica europea non solo in campo economico, ma che abbia un forte tratto politico, sociale e culturale, senza capire che in Europa ci sta anche e soprattutto la regione. E da questo punto di vista noi siamo dentro ad un percorso, il Presidente sa che il 23 di aprile avremo la nostra sessione comunitaria, tra l'altro col Vicepresidente del Parlamento Europeo. Su questo l'Emilia Romagna è pronta, disponibile e interessata ad accompagnare una riflessione per tutta la conferenza delle assemblee che metta a fuoco non solo la partecipazione alla costruzione del diritto comunitario, ma come i sistemi regionali partecipano all'Europa. Non può esistere che questo avvenga solo in termini di espressione o di formulazione di un parere fatto dall'istituzione regione, ma deve essere una partecipazione in cui la regione diventa finestra di accesso all'Europa per i sistemi organizzati, per le forze economiche, per le imprese, per i cittadini, che hanno ovviamente ripercussioni e impatto diretto sulle politiche monetarie. Insomma, io vorrei che da Bologna partisse una riflessione profonda, un ripensamento profondo su come il regionalismo trova un nuovo protagonismo, non per una questione di attenzione sindacale alla causa, ma per un'esigenza di efficientamento del Paese che ormai è imprescindibile. Grazie, forse l'ho tenuto un po' lungo, ma le chiedo scusa, e anche l'opportunità di accompagnare con qualche riflessione personale i lavori di oggi. Io cederei la presidenza al più autorevole Presidente della Conferenza di me, vi do ovviamente il benvenuto e poi dopo posso iniziare i nostri lavori di merito. Grazie.